Salve a tutti, bentrovati. Salve anche, saluto il professor, no, l'avvocato, l'avvocato Simone Aliprandi. Va bene, anche solo avvocato, professore. No, come vedete, come si diceva una volta, la faranno, professore. Ma boh, vedremo. Allora, grazie per questo terzo invito e un saluto a tutti. Infatti, sì, no, no, grazie a lei invece perché in effetti, come vede, ci stiamo prendendo gusto, diciamo, a seguire le sue lezioni, i suoi interventi su queste tematiche legate agli argomenti che sono di sua stretta competenza. Lei è un esperto e consulente proprio su questi argomenti. Oggi, in questa video lezione, parleremo di un argomento che le ho sollecitato io stesso a trattare perché molti degli insegnanti, so benissimo che nelle scuole il tema della privacy è molto importante ed è sicuramente sul tavolo ogni giorno non soltanto degli animatori digitali, ma in generale per la scuola, per i dirigenti, per gli insegnanti, perché è l'altra faccia della trasparenza, no? Magari poi ce ne può parlare anche più direttamente, e soprattutto a Sì. quelli che possono essere le problematiche legate anche ai diritti d'immagine, ma insomma, non voglio rubarle tempo, No, cerco di infatti, essere. nel senso che la richiesta era arrivata come un generico approfondimento sulla privacy a scuola, però appunto, un po' dalla mia esperienza ho capito che spesso c'è un equivoco, una sovrapposizione tra il concetto di privacy e il concetto di diritti d'immagine. Allora, le slide di oggi, la video lezione di oggi cerca di innanzitutto far chiarezza su questo equivoco. Poi, chiarito questo, secondo me, capire bene come funziona la privacy successivamente è molto, molto più facile. Sì, Spero che appunto arriveremo al punto dolente in modo efficace. Ok, no, Ok, no, io ma sono pronto. certamente la problematica è vastissima e richiederebbe forse un approfondimento che certamente in questa nostra video lezione di circa mezz'ora, come in genere facciamo noi, non può essere sicuramente esaustiva. Per quanto, ecco, lei offre sempre degli spunti interessanti, ma insomma, servono per inquadrare in generale la problematica e in questo caso un po' più nello specifico per quanto riguarda i diritti d'immagine. Chi vorrà poi dopo potrà ovviamente per proprio conto approfondire le problematiche legate alla privacy, ma lì probabilmente neanche il Ministro della Giustizia potrà dirci con esattezza, ce ne accorgiamo tutti quanti noi nella vita di tutti i giorni, quanto è difficile, no? Trovare il giusto equilibrio tra quella che è appunto la problematica, Esatto, esatto, soprattutto della anche privacy. perché adesso, come vi spiegherò, il diritto d'autore, diciamo che in senso più ampio è la materia in cui si inserisce il concetto di diritti d'immagine, agisce su un piano che non è sempre coincidente con quello della privacy. Adesso spiego meglio in che senso. Quindi posso procedere? Avvocato, iniziamo, sì. Vado, vado. Ok, allora, l'equivoco di fondo. E questo è un po' colpa anche di internet, dopo vi spiego in che senso, è che spesso copyright e privacy vengono considerati come una sorta di tutt'uno, cioè come due rovesci di una stessa, della stessa medaglia, no? E invece si tratta dal punto di vista giuridico di due piani abbastanza separati, molto separati. E sapete, secondo me, il motivo per cui la gente confonde o mette insieme un po', in modo un po' troppo disinvolto questi due concetti, la causa è il fatto che spesso copyright e privacy vengono trattati in un'unica pagina all'interno dei siti web, cioè all'interno dei siti web sotto c'è la famosa dicitura, che ne so, il disclaimer con tutte le note legali, e lì si vanno a mettere informazioni relative al copyright del sito e anche su come viene gestita la privacy sul sito web. Questo fa sì che per chi non è del settore, copyright e privacy diventino un po' un tutt'uno, la stessa cosa, ma sì, insomma, sì, io dicevo privacy, ma intendevo copyright o viceversa. Altro motivo è che sono i due spauracchi del diritto della rete, del diritto di internet, cioè quando c'è qualcosa che non si vuole diffondere, si fa valere o il copyright o la privacy. Insomma, sono quelle classiche cose che quando uno, insomma, non vuol far fare un progetto, non vuol diffondere un'informazione, non vuol diffondere un'immagine,
tira fuori queste due magiche parole e dice: ah, ma c'è la privacy, oppure ah, ma attenzione che c'è un problema di copyright, e lì si ferma tutto. Ecco, questo è un po' il cappello introduttivo, anche un po' provocatorio e un po' ironico, però attenzione, perché quando dobbiamo poi invece gestire questi due istituti giuridici, nel senso più tecnico e in campi magari anche molto delicati, è opportuno averli chiari e saper distinguere dove arriva l'uno e dove arriva invece l'altro, di cosa si occupa l'uno e di cosa si occupa l'altro. Quindi vi faccio capire, no? Un po' questo schema, questi due insiemi sembrano quasi sovrapposti in buona parte, ma questo è un po' l'immaginario collettivo, come l'ho notato andando a fare attività appunto di divulgazione, di formazione in giro per l'Italia a non giuristi, diciamo a soggetti che non hanno una formazione giuridica alle spalle, no? Nell'immaginario comune molte persone la vedono così, come due insiemi che sono più o meno sovrapposti, invece per il giurista è più così, cioè privacy e copyright sono due materie che si occupano di cose diverse, che agiscono su campi a volte sovrapposti, ma a volte non necessariamente coincidenti e sovrapposti, che però hanno un piccolo campo di intersezione, una piccola parte di intersezione. Dopo vi faccio vedere, approfondiremo meglio che tipo di qual è l'intersezione, qual è il concetto su cui questi due ambiti si incrociano. Allora, iniziamo a metterle a fuoco bene. Quando diciamo privacy è diventata poi una parola ormai di uso comune anche nella lingua italiana, ma la sua versione italiana sarebbe riservatezza, no? Quando parliamo di privacy parliamo della sfera della riservatezza, della privatezza, alcuni dicono, con un termine diciamo caduto un po' in disuso. E il diritto alla privacy è il diritto a che la propria sfera personale, la propria sfera privata sia in qualche modo tutelata da un'eccessiva intromissione da parte degli altri. E quindi attenzione, già sulla parola privacy ci sarebbe da fare qualche ragionamento. Perché? Perché infatti non coincide del tutto con il concetto di tutela dei dati personali. Non è, se voi andate a prendere il nostro, quello che viene volgarmente chiamato il codice della privacy, cioè il decreto legislativo 196 del 2003, che a sua volta aveva sostituito la legge del 96, non sono normative, non sono tanto normative sulla privacy, sono normative sul trattamento dei dati personali, che poi hanno anche riferimenti sul concetto più ampio di privacy, però già vedete che a livello anche semantico non è la stessa cosa parlare di privacy in senso più ampio, cioè di diritto alla riservatezza, e invece in modo più circoscritto e più tecnico parlare di trattamento dei dati personali. Ok, quindi già questa suggestione, questo invito a riflettere sull'utilizzo di questo termine in questo senso. Dove si è sentito parlare, in che occasioni, anche storicamente, chi per primo ha parlato di privacy come un vero e proprio diritto della persona, ma si fa riferimento a questo articolo di un giurista anglosassone del 1890, in cui è intitolato appunto The Right to Privacy, e in cui si parlava per la prima volta del right to be let alone, cioè del diritto a essere lasciato, diciamo, solo o a essere lasciato in pace, più in senso più ampio. Quindi questo è un po' il senso del diritto alla privacy. Cioè, ogni persona ha diritto a potersi ritagliare una sfera di riservatezza e anche di farsi gli affari propri, di rimanere isolato, rimanere in pace. Il copyright di cosa si occupa? Invece, in realtà l'abbiamo già visto bene nelle altre due video lezioni che abbiamo fatto per Wikiscuola, quindi vi invito a rivedere soprattutto la prima, quella su appunto il diritto d'autore nella scuola, che era un'introduzione, però ripetiamolo per chi non ha avuto modo di seguirla. Il copyright, o la sua versione italiana, diritto d'autore, che anche qua, come vedete, semanticamente non sono proprio la stessa cosa, però anche qua non perdiamoci troppo tempo. Però il copyright o diritto d'autore è una serie di diritti esclusivi che permettono agli autori o anche ad altri soggetti che lavorano nella catena della produzione creativa
di controllare la diffusione delle loro creazioni, quindi di remunerarsi grazie alla diffusione delle proprie opere, no? Ok, classico esempio, il musicista che crea un brano musicale riesce grazie al diritto d'autore, al copyright, al diritto di farne copie. Riesce a controllarne la distribuzione e quindi a concedere diritti in cambio di una remunerazione sulla sua creazione. Quindi ecco che già qua si vede il cortocircuito che nasce se noi sovrapponiamo copyright e privacy in modo improprio. Nella prossima, ecco, diritto d'autore è il classico diritto di coloro che di lavoro invece non mirano alla riservatezza, ma mirano alla notorietà. Cioè, se uno di lavoro fa lo scrittore o il musicista, la sua massima ambizione è che la sua opera venga il più possibile diffusa e conosciuta, quindi anche il suo nome come autore. Capite quindi come può essere improprio considerare copyright e privacy come due diritti che più o meno fanno la stessa cosa, perché in realtà vanno in due direzioni opposte. Il copyright è una forma di controllo su un'opera creativa, ma che mira alla sempre maggior diffusione di quest'opera, perché è il suo lavoro. Il copyright serve appunto a controllare. Cioè, nel caso quest'opera venga il più possibile diffusa, controllarne le modalità del suo utilizzo, del suo sfruttamento da parte di terzi, in modo tale che l'autore possa, grazie a questa ampia diffusione, remunerarsi. Dall'altro lato, invece, c'è un diritto che serve a tenere private alcune cose, alcune parti alcune sfere della propria esistenza. Quindi, ok, già con questa introduzione capiamo che si tratta di due istituti giuridici che hanno una vocazione abbastanza differente, ho usato anche colori diversi, copyright lo vedrete sempre in verde, e privacy l'ho messo in azzurro, non a caso. Scusate, ho saltato una slide. L'intersezione tra i due insiemi, come vi dicevo prima, dopo lo approfondiamo meglio, lo leggiamo proprio l'articolo 97, però appunto sta in un unico articolo della legge sul diritto d'autore, la legge italiana sul diritto d'autore. Come abbiamo già visto nell'altra video lezione, è la legge 633 del 1941, si occupa appunto di un aspetto che sta a cavallo tra copyright e privacy, ma è un solo articolo della legge sul diritto d'autore. Ok, quindi è solo in quel pezzo che possiamo vedere una sovrapposizione giuridica tra questi due istituti. Gli articoli, il 97, come anche i suoi articoli limitrofi, cioè il 96 e il 98, quindi articolo 96, 97 e 98 della legge sul diritto d'autore, sono i famosi diritti, scusate, i famosi articoli che si occupano del cosiddetto diritto d'immagine, dei cosiddetti diritti d'immagine. Più propriamente la legge parla di diritti relativi al ritratto. Ricordatevi che la legge sul diritto d'autore è una legge appunto scritta in origine nel 1941 e poi, che poi ha subito varie modifiche, no? Però appunto nella parte sui cosiddetti diritti connessi, che forse l'ho spiegato nell'altra video lezione, sono diritti che non appartengono veramente proprio agli autori, alle persone che creano, ma alle persone che fanno altre attività limitrofe connesse a quelle tipiche degli autori, cioè creare opere. Ad esempio, esempio di diritto connesso è il diritto del produttore discografico, che è un soggetto che non crea i brani musicali, perché a crearli sono gli autori delle musiche e delle parole, ma si occupa della loro registrazione, incisione su una traccia, su un master, per poterla poi commercializzare. E lui ha un suo diritto che si chiama diritto connesso di produzione discografica. In questo caso, i diritti d'immagine sono anche in questo caso diritti connessi, perché colui che fornisce la propria immagine non è autore in senso tecnico. Perché lui fornisce la sua immagine, non sta creando la sua immagine. E infatti il ritratto, cioè colui che sta in posa per farsi ritrarre da un pittore, non è lui l'autore, quindi non può essere lui titolare di un diritto d'autore. Titolare del diritto d'autore è il pittore che sta realizzando il ritratto. Lui è solamente il soggetto che sta prestando la faccia. Se questa faccia nel ritratto è riconoscibile, lui comunque ha un diritto, ex articolo 96, 97 e 98, cioè come definito da questi tre articoli. Quindi, in sostanza, come dice l'articolo 96, il soggetto ritratto in una fotografia o anche in un video o anche in un quadro, come vi ho detto nell'esempio, ha il diritto di autorizzare l'esposizione, la riproduzione e la commercializzazione della sua opera. Scusate, della sua immagine, perdonatemi, lapsus freudiano. Perché invece colui che ha il diritto di autorizzare l'esposizione e la riproduzione dell'opera è invece colui che ha realizzato il ritratto. Quindi o il fotografo, o il regista, il realizzatore del video, oppure il pittore, l'autore del quadro. Ok, quindi capite che già abbiamo a che fare con due soggetti diversi e due diritti diversi. Come
Come esempio, solitamente nelle mie lezioni sottolineo che c'è una categoria professionale che vive di questo diritto relativo al ritratto, e sono i fotomodelli, le fotomodelle, cioè coloro che di lavoro sostanzialmente vendono la loro bella faccia, il fatto di essere di bell'aspetto e soprattutto essere riconoscibili. Cioè, se io nella mia campagna pubblicitaria voglio la super top model, è ovvio che la pagherò molto di più perché mi aiuta poi a vendere più profumi, più borse, più scarpe e via dicendo. La stessa cosa si può applicare a tutti coloro, personaggi famosi, che fanno da testimonial nelle varie campagne pubblicitarie, no? Se io voglio il calciatore, il Cristiano Ronaldo o il Messi con in mano le nuove scarpe da calcio della tal marca, allora pagherò di più perché lui ci sta vendendo questo suo diritto d'immagine che pesa molto sul mercato grazie alla sua notorietà. Ok? E questo è tecnicamente il diritto di ritratto, il cosiddetto diritto d'immagine. Scusate, torno indietro per sottolineare quanto detto prima. Quindi vedete quanto sia lontano dal concetto di privacy, cioè coloro che fanno questo lavoro, fotomodelle, fotomodelli, testimoni pubblicitari che ci vendono questo diritto, hanno tutt'altro in mente che tutelare la loro privacy, quantomeno in quella situazione lì, cioè nel momento in cui sono in uno studio fotografico con in mano il profumo, con in mano la scarpa, con in mano la borsa e via dicendo. Quindi, ok, attenzione a queste due istanze, queste due, diciamo, direzioni diverse in cui vanno questi due istituti giuridici. L'articolo 97 lo leggiamo perché ci fa capire quando entra in gioco una questione di consenso, oppure quando possiamo ritenerci liberi di diffondere l'immagine di un soggetto perché in un certo senso la sua privacy viene meno per altri motivi che adesso leggendo l'articolo capiremo. Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, oppure da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltesi in pubblico. Per intenderci, se vado ad ascoltare il comizio di un noto politico che viene nella mia città, è ovvio che lui non mi, e io sono lì tra i presenti, gli faccio una foto, la invio ad un blog, ad un giornale locale, è ovvio che non devo chiedere il consenso perché lui è un personaggio che in quel momento si è volutamente esposto in una situazione pubblica e quindi la sua notorietà fa venir meno la necessità del consenso. Altro esempio, anche se il personaggio non è noto, non è notorio, quindi non è il politico, quindi è il privato cittadino che però partecipa ad una manifestazione a favore, che ne so, contro una nuova discarica che deve essere costruita nel suo comune, ok? Lui si mette in prima fila con tanto di striscione e di megafono in mano. È ovvio che il giorno dopo sui giornali locali, sui blog locali usciranno delle fotografie in cui c'è la sua immagine. In quel caso lui non ha un diritto, ex articolo 96, 97, 98 della legge sul diritto d'autore, quindi non può chiedere remunerazione, chiedere dei diritti alle varie testate che hanno pubblicato quella foto, perché lui si era volutamente esposto in una cerimonia di interesse pubblico, un avvenimento, fatto o svolto in una situazione pubblica. Ok? Quindi, e poi sottolinea l'articolo che il ritratto, però, il ritratto non può tuttavia essere esposto, messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. Beh, qui c'è un aspetto un po', diciamo, morale, perché dovremmo fare un esempio un po' forzato, però, appunto, ipotizzando che questa persona che partecipa alla manifestazione, magari abbia un malore in quel momento, allora lì già cambia la situazione perché non è, sì, era esposto in pubblico volutamente, però è in una situazione scomoda e particolarmente fastidiosa, e quindi forse è meglio non diffondere questa sua foto perché potrebbe in qualche modo recargli pregiudizio. Non so, sto facendo Avvocato. è un esempio di scuola. Prego, prego, così iniziamo un po' il dibattito, mi dica. Sì, interessantissime domande sarebbero molte, però proprio spontaneamente mi viene in mente proprio l'esempio più classico che immagino i nostri docenti abbiano affrontato nella loro scuola, cioè il fatto per esempio di avere una liberatoria al momento in cui si fanno le famose C'è recite di tutto fine anno. Oppure noi stessi nelle quando prossime siamo negli slide. impegni, ultimamente ci è capitato, facciamo delle riprese, dovete fare la liberatoria per quanto riguarda le foto eventualmente che possiamo mettere sul nostro sito. Ecco,
C'è tutto fronte nella di questo prossima articolo. slide. Un attimo di pazienza perché ho già previsto tutto. Oh, magnifico. Arrivo esattamente a questo. Perché qua abbiamo parlato Ottimo. di queste situazioni generali, no? Sì. Però molti mi chiedono, mi fanno notare, però allora abbiamo parlato fino a qua del diritto d'autore, ok, ipotizzando di aver capito diritto d'autore e soprattutto diritti connessi, che sono questo, che è questo strano diritto che si comporta in un modo strano, appunto il diritto d'immagine. Quando entra in gioco anche la privacy, cioè abbiamo detto che si parla di due piani che a volte si incrociano, a volte no, ma che agiscono su un unico territorio, no? La privacy entra in gioco in tutte quelle volte in cui il soggetto è ritratto in un contesto di vita privata, in una situazione normalmente non esposta al pubblico. Quindi anche il politico, anche il calciatore, anche la velina, anche il musicista, che comunque sono persone che per la loro scelta di vita hanno accettato che la loro privacy venisse in qualche modo ristretta, hanno comunque diritto a delle situazioni in cui sono tutelati, in cui la loro privacy viene tutelata. La famosa attrice, la famosa modella che, non so, sta allattando il bambino, in quel caso potrebbe, insomma, invocare un diritto di riservatezza, di privacy, perché è una situazione in cui lei non sta facendo la modella, ma sta facendo la mamma. Ok, oppure il politico, abbiamo avuto insomma casi, no? Del politico colto in situazioni a volte anche un po' delicate, non con la moglie, con un'altra persona. E lì, insomma, sappiamo benissimo quali sono le varie ripercussioni di queste immagini che poi vengono diffuse. È ovvio che nel caso soprattutto dei politici, anche le questioni private spesso hanno una rilevanza pubblica, perché io voglio sapere chi vado a votare, chi mi rappresenta, anche qual è il suo comportamento, diciamo, nella vita privata. Però comunque ci sono problemi, ci sono discussioni su appunto quale sia il confine, quale sia dove arrivi il diritto di fare cronaca, di diffondere queste informazioni, e dove invece arrivi il diritto comunque a riconoscere una sfera privata anche a persone che hanno un ruolo pubblico. Arrivo al nostro problema. La famigerata liberatoria. Che cos'è la liberatoria? Perché abbiamo scontato che si sappia che cos'è, diamo la definizione. La liberatoria è un documento, il documento con cui il titolare del diritto d'immagine, cioè colui che, secondo l'articolo 96, 97 e 98 della legge sul diritto d'autore, esprime il consenso alla diffusione della fotografia o del video o del quadro, ipotizzando che si usi ancora fare il ritratto con il pittore. Suggerisco, ovviamente dovremmo fare mezz'ora su quali sono i criteri migliori, quindi non abbiamo tempo, però suggerisco che la liberatoria venga fatta in forma scritta e che sia scritta con chiari riferimenti ai diritti concessi e agli utilizzi previsti. Perché ho visto delle liberatorie che erano fatte di praticamente 3 righe, che erano così generiche, che scritte male a volte, che diventavano difficili. È ovvio che a volte stare generici è un modo per tutelarsi, nel senso io mi faccio dare tutti i diritti, dico che queste immagini ci serviranno per fare un po' di tutto e quindi mi faccio dare tutto. Sì, può essere una strategia, però queste cose vanno scritte con un po' di criterio, fatte da persone che hanno una certa dimestichezza con il linguaggio giuridico, quindi vi invito a non improvvisare. Ci sono dei modelli di liberatoria disponibili online, ad esempio le varie associazioni di categoria, le associazioni dei fotografi, le associazioni dei giornalisti, diffondono dei modelli di liberatoria fatti fare dai loro avvocati, e quindi possono essere dei buoni riferimenti. Quindi affidatevi a delle fonti che siano abbastanza serie e solide, se no fate guardare il documento ad un legale. Nel caso, ecco, arriviamo al nostro problema quando siamo nell'ambito della scuola. Nell'ambito della scuola si aggiunge un'ulteriore criticità, no? Che i soggetti ritratti non sono sempre maggiorenni, anzi quasi mai sono maggiorenni, se non nella scuola superiore, ultimi 2 anni della scuola superiore. Quindi in tutti gli altri casi, se abbiamo a che fare con minori che vengono ritratti nelle foto o nei video, e aggiungo, prima non l'ho detto, non l'ho specificato, e siano riconoscibili, perché ovviamente quello è sottinteso, no? Se in una ripresa a bassissima risoluzione e a distanza, con il buio, i bambini non sono riconoscibili, difficilmente qualcuno, qualche genitore, qualche nonno, qualche zio può venire a pretendere qualcosa, perché è difficile richiamare e dimostrare che quello lì effettivamente è il loro bambino e non un altro, no? Però ovviamente, inteso questo, se state soggetti minorenni, bisogna utilizzare maggiori cautele, e su questo anche qui dovremmo fare altre 2 ore di approfondimento, però mi rifaccio anche
vi invito anche ad dare un'occhiata ai principi derivati dalla deontologia giornalistica, cioè quando si tratta di minori c'è tutta una serie di norme, di indicazioni deontologiche date dall'ordine dei giornalisti su come televisioni, giornali, siti web si devono comportare nel diffondere l'immagine del minore. Anche ad esempio nella pubblicità, ad esempio il codice di autodisciplina pubblicitaria dà delle indicazioni su come i minori e i bambini, soprattutto quelli piccoli, possono essere utilizzati all'interno dei messaggi televisivi, dei messaggi pubblicitari, negli spot televisivi. Quindi anche qui non c'è modo di approfondire questi aspetti qua, però tenete conto che esistono anche quei principi, anche quelle norme. Poi nell'ultima slide ho messo un paio di articoli per approfondire, lì trovate tutto. Quindi nel caso del minore, ovviamente il consenso deve essere espresso non da lui, non dal minore, ma da un adulto per lui, da qualcuno che ha facoltà di firmare e di impegnare il minore legalmente, quindi tendenzialmente i genitori o qualcun altro che fa le vesti, che fa le veci del genitore. Questo è un esempio. Allora, classica foto, questa è una foto di un mio amico, fatta durante un evento. Se qualcuno, penso che in questa sede qualcuno riconoscerà quegli aggeggini, i famosi o LPC di seconda o terza generazione, non mi ricordo. È una foto del 2009, quindi non proprio recentissima, 2009-2010 al massimo. Era un evento che si è tenuto a Milano, a cui ero presente, in cui si facevano usare questi computer particolari, vabbè, poi vi invito a darli a chi non li conoscesse di approfondire, legati al progetto OLPC, One Laptop per Child, e appunto si facevano esperimenti, si faceva vedere come i bambini avessero una particolare dimestichezza nell'utilizzo di questi aggeggi, piuttosto che un adulto che invece veniva da una scuola, da un utilizzo di computer di altro tipo, e quindi era interessante questo esperimento. Era un evento pubblico con uno scopo divulgativo, c'era una presentazione alla mattina, al pomeriggio invece c'erano laboratori, però era aperto al pubblico. Questa è una foto scattata dal mio amico dove ci sono due adulti, una professoressa, se non ricordo male, uno degli organizzatori dell'evento e tre bambini. Come vedete, un bambino è di per sé non riconoscibile perché è di spalle e quindi non crea problemi. Gli altri due bambine che io ho messo con diciamo, l'oscuratore sugli occhi, ecco, quelle potrebbero avere dei problemi perché potrebbero creare dei problemi perché sono particolarmente riconoscibili in primo piano e in questo caso qualcuno, i loro genitori o i loro parenti potrebbero non apprezzare questa diffusione, quindi era meglio oscurare e rendere non riconoscibili i visi di queste bambine. Tra l'altro, trattandosi di bambine che in quella foto avevano probabilmente 7-8 anni, ed essendone passati altri 7, probabilmente, più o meno, perché se era 2009 sono passati 7 anni, può essere che loro stessi non si riconoscano più in quella foto, però questo è un altro problema. Come vedete, non ho oscurato il viso dei due adulti. Perché? Perché due adulti sono due adulti che, ai sensi dell'articolo 97, si sono esposti volutamente e consapevolmente al pubblico. Sapevano che c'era un fotografo che stava svolgendo delle fotografie che poi sarebbero state diffuse sul web. E quindi, in quel caso, non mi viene particolare preoccupazione dal punto di vista della richiesta di una liberatoria. Questo è l'altro caso, cioè nell'altra sala alla mattina si svolgeva una vera e propria conferenza in cui si presentava un progetto legato alla città di Milano, alla provincia di Milano, se ricordo bene, in cui si promuoveva l'utilizzo di questi computer. Ecco che qua ci sono delle persone, uno è un politico, l'altro è un consulente, l'altro è un professore, che si sono sedute dietro una cattedra e stanno in una sala della provincia di Milano, stanno tenendo una conferenza, una presentazione. Non mi sono premurato, questa qui è una foto che ho scattato io, non mi sono premurato di andare a chiedere a queste cinque persone di firmarmi una liberatoria, perché non c'era bisogno. C'è l'articolo 97 che in quel caso mi tutela e c'è in generale una sorta di diritto di cronaca, perché è un evento pubblico e io sto semplicemente nel blog post che avevo realizzato con questa foto, stavo rendendo notizia di quello che si era detto e quello che era successo in quella giornata. Quindi in questo caso il problema non si pone. Ci sono poi dei casi borderline che io uso sempre come esempio. Ad esempio, se qualcuno di voi frequenta ancora locali, discoteche, cose del genere, in cui a volte uno entra in un locale privato, in un locale pubblico, e poi scopre che dentro c'è un tizio che continua a scattare foto. Anche
diciamo mirando proprio le facce delle persone, quindi non foto di gruppo, ma proprio andando nei tavoli a scattare foto. Ecco, lì effettivamente c'è un problema di consenso, perché poi queste foto finiscono sul sito della discoteca o del locale, il quale sì, in un certo senso si fa pubblicità grazie a queste foto di persone che sono felici e si stanno divertendo. Piccolo problema, che magari il giorno dopo queste persone si trovano sul sito senza gradire questa deriva, no? Cioè di essere finiti lì perché magari pensavano di essere andati a fare una serata intima tra pochi amici e invece si trovano sbattuti sulla pagina Facebook di questo noto locale milanese, magari con tanto di Cuba Libre in mano e una faccia magari un pochettino allegra. Ok, ecco, questo è un altro caso, non è il caso, penso, delle scuole, però per farvi capire come questo, siamo su un terreno che è abbastanza scivoloso e abbiamo un confine sempre molto molto labile. Quando però tendenzialmente abbiamo a che fare con bambini i cui visi sono molto riconoscibili, se diffondo queste foto in circuiti tipo in generale su internet, quindi dove è facile che poi le foto perdano, nel senso di queste foto si perda il controllo, invito ad avere una liberatoria che informi e che autorizzi questi usi. Normalmente, almeno per quello che ho sentito, le scuole più attrezzate fanno firmare all'inizio dell'anno, all'atto dell'iscrizione, fanno firmare ai genitori una sorta di liberatoria onnicomprensiva relativa a tutti gli eventi che poi la scuola organizzerà. Ecco, anche lì l'approccio può essere buono, nel senso che così si risparmia ogni volta di dover far firmare moduli, 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 però ovviamente questa liberatoria, se fatta firmare all'inizio dell'anno per tutti gli eventi dei mesi successivi, deve essere scritta anche qua con i giusti criteri. Niente, nel senso che il mio excursus è sostanzialmente finito. Adesso qua ci sono un po' di approfondimenti, soprattutto il secondo, l'articolo L'immagine del minore e la sua tutela è abbastanza interessante, si trova liberamente online. E poi vabbè, vi invito come al solito a seguirmi se volete continuare a rimanere collegati con questi argomenti. Però spero di aver un attimo chiarito i due concetti e come appunto possono in qualche modo, i due concetti di copyright e privacy, come in questo campo specifico si possono a volte intersecare e quando invece non si intersecano per nulla. Sì, Prego. benissimo. Benissimo, direi. Ottimo. E ovviamente grazie per questo, appunto, questa panoramica sintetica necessariamente, ma insomma i tempi non ci permettono di approfondire troppo. Magari comunque nella stessa pagina di questo video possiamo mettere degli approfondimenti in rete, magari anche quei riferimenti a cui faceva appunto prima lei stesso. Menzione quelli dei siti magari dove poter prendere delle liberatorie un po' scritte con un certo criterio, magari attendibili di queste associazioni, perché effettivamente più di qualche scuola si trova all'inizio dell'anno a dover fare questa famosa liberatoria per poter essere libera di poter pubblicare le foto sul proprio sito della visita al Presidente della Repubblica o quant'altro, no? Quindi è sempre bene comunque avere dei documenti che siano attendibili e giuridicamente validi, no? Da parte della scuola. Certo. E quindi ecco, sicuramente mettiamo anche degli approfondimenti su questo. Invece un'altra curiosità, avvocato, forse un po' più personale, però insomma, vediamo un po' se dalla sua esperienza mi può dire qualche cosa. Il fatto, per esempio, che adesso anche su WhatsApp si possano pubblicare dei video fatti in classe, magari che non voglio dire quelli che poi vanno a finire nel cyberbullismo, lì è chiaro che ci sono delle violazioni. Ma in quel caso là, insomma. Ma allora, già se parliamo di WhatsApp, io già sarei cauto nell'utilizzare la parola pubblicazione, perché in realtà WhatsApp non nasce come strumento di pubblicazione, nasce come chat, come strumento per comunicare, come se io e lei ci mandassimo un'email. Sì. Mandarsi un'email non è la stessa cosa che pubblicare, cioè se io le mando 50 foto via email, non è la stessa cosa che mettere su un sito web e dirle: guardi, se le vada a leggere, se le vada a guardare lì, perché sul Giusto. sito web se le possono guardare anche gli altri. Se le mando via email è una comunicazione privata, che tra l'altro è una,
tutelata anche da un diritto costituzionale alla segretezza della corrispondenza, no? C'è un articolo della nostra Costituzione e anche della Carta sui diritti internazionali dell'uomo, che prevede appunto la segretezza della corrispondenza. Adesso non vorrei portarvi fuori tema, no? Però per dire che un conto è parlare di una comunicazione uno a uno, o uno a due, uno a tre, cioè comunque gruppi molto ristretti, altro conto è pubblicare. Certo che WhatsApp, se il gruppo di WhatsApp prevede, non so se WhatsApp abbia un limite per la creazione di gruppi, non mi ricordo, però se il gruppo Oddio, comporta. no, non me lo ricordo nemmeno. Comunque immagino i classici gruppi Però classici che ecco, magari ci può stare. spostiamo da WhatsApp a Facebook, già lì il problema si Ecco. pone, no? Nel senso che molti dicono: ah, ma io non l'ho pubblicato su internet, l'ho solo messo su Facebook, e questa cosa è visibile solo ai miei amici. Certo, Sì. però se i miei amici sono 4.800, il limite di amici su Facebook è 5.000 attualmente, no? Però Sì. dubito che uno possa sostenere in modo credibile che quelle 4.890 persone sono tutti amici stretti ed è una cerchia privata di persone. È ovvio che è una sorta di pubblico. Anzi, quando ero giovine io e si faceva il giornalino della scuola, si facevano i demo con dei propri gruppi musicali, tanta manna ad avere 100 persone che ti leggevano il tuo articolo o che ascoltavano la tua cassettina. Quindi avere 4.800, 4.900 persone che accedono ad un contenuto mi sembra abbastanza un bel dire, no? Dire: ah, ma no, ma tanto è privato, è solo per gli amici. Beh, grazie. Quindi lì si pone effettivamente un dubbio, ed è un tipico dubbio nuovo, nel senso che viene posto dall'innovazione, da come sta andando internet al giorno d'oggi. Cioè, ripeto, io non ho 90 anni, no? Cioè, ce n'ho 37, però già mi ricordo il mondo del pre-digitale, pre-internet, com'era. E appunto riuscire a volantinare fisicamente, portare una tua brochure, una tua cassettina, un tuo video a 100 amici era già un traguardone. Adesso c'è Facebook, c'è WhatsApp, c'è Telegram, c'è Twitter, io riesco ad accedere, a diffondere un contenuto a migliaia di persone in un secondo senza neanche troppo sforzo. No, allora, questa distinzione pure è stata importante definirla meglio perché effettivamente ci sono alcuni strumenti digitali più per il rapporto diretto e comunicativo tra persone o tra gruppi, uno a molti magari, e un conto invece ovviamente è una pubblicazione, faccio l'esempio, del sito scolastico, no? Eh sì, Quella devi vedere. istituzionale è un altro contesto sicuramente. Non Però solo, ecco. aggiungo l'ultima criticità, però non l'approfondiamo perché non ce la possiamo fare. Se invece del sito scolastico parliamo della pagina Facebook della scuola, quindi quella ufficiale, però lì si aggiunge un livello di criticità maggiore perché essendo su Facebook devo anche rispettare le regole di Facebook. Cioè, quando io creo una pagina su Facebook o un gruppo su Facebook o il mio account su Facebook, oltre alla legge che devo rispettare, che tutti devono rispettare, devo anche accettare le regole interne di Facebook, che sono i famosi standard della comunità, i termini d'uso del servizio, che io ho accettato nel momento in cui mi sono iscritto e ho creato la pagina o ho creato il gruppo. Quindi si aggiunge quell'ulteriore livello, quindi abbiamo la legge. Poi privacy, copyright, ma sopra si crea anche questo strato di norme che invece deriva dal diritto privato, cioè è una sorta di contratto che io faccio con Facebook accettando le sue regole. Non lo No, approfondiamo qua perché sennò non usciamo più, però certamente. era Però giusto ecco, già ricordare che c'è anche aver quello. individuato in questa problematica, il fatto che, ad esempio, nel sito della scuola, se mettiamo una foto di gruppo lontano nel quale i volti sono certamente non riconoscibili, non dobbiamo farci nessun problema perché non c'è nessuna privacy in questo senso, no? Quindi voglio dire, Esatto. anche se facciamo un'inquadratura veloce su una gara. Di atletica o quant'altro, voglio dire, non credo che queste qui sono le problematiche legate alla privacy, no? Su questo possiamo sgombrare il campo. Sì, e tantomeno dal diritto d'immagine, nel senso che il diritto d'immagine, quello che il primo di cui abbiamo parlato, quello relativo ai diritti connessi nella legge sul diritto d'autore, ha anche lui una vocazione, diciamo, tra virgolette, di sfruttamento economico, no? Quindi, se
Se l'immagine scattata poi viene in qualche modo utilizzata a scopi commerciali, allora lì sì che si crea un problema perché effettivamente si dimostra che quell'immagine aveva un valore economico e si poteva essere una remunerazione da parte del soggetto che ha fornito la sua faccia ed è riconoscibile. Quindi lì, al di là del discorso privacy, che come abbiamo detto è su un altro binario, si può porre un problema appunto di quel tipo lì. Ma se l'uso è, diciamo, a scopo appunto di divulgazione didattico, non commerciale, promozionale, non credo che si porgano problemi. Ho fatto l'esempio della discoteca prima, perché è effettivamente un caso abbastanza anche di borderline, per cui uno magari, No, diciamo, uno va in discoteca con chiaro. l'amante e non con la moglie, e il giorno dopo si scopre, si trova 10 foto di lui che sta ballando la baciata con una persona che non è sua moglie, capisce? Ma ci sono stati casi che hanno portato a cause, e a Sì, risarcimenti sì, del sì. danno. Poi la discoteca è stata chiamata a dire: ma scusa, ma voi che cavolo vi ha detto di fare le foto? Questi qua hanno dovuto dire: ma no, ma sai, il fotografo. Questo era il caso, però capite che siamo un po' lontani dall'ambito scolastico. Però ci aiuta a riflettere, a capire quale Sì, può essere certamente. il problema. Poi è chiaro, questa, ripeto, è soltanto una panoramica, così proprio in orizzontale, al problema che abbiamo. Poi è chiaro che nell'approfondimento abbiamo altri argomenti, tipo quello appunto della gestione dei dati invece, no? Che la scuola, magari anche online, adesso con le piattaforme deve... Quello è un altro. Quello era Esatto, quello che deve abbiamo fare definito prima, servizi e quant'altro. trattamento dei dati personali, e lì c'è tutto, lì veramente ci sarebbe da parlare 2 ore, perché lì ci sono tutte le norme previste dal cosiddetto, quello che noi chiamiamo volgarmente codice privacy, che invece è un codice sul trattamento dei dati personali, che appunto vincola Esatto. soprattutto i soggetti pubblici come le scuole a rispettare delle policy molto, molto chiare. E quindi lì immagino che nella scuola ci sia, solitamente dovrebbe essere, perché così per legge c'è un responsabile di questa attività, cioè c'è qualcuno che ha il compito di vigilare sul corretto trattamento dei dati personali, okay? Che può essere il dirigente scolastico, ma può essere anche delegata ad altri Sì. soggetti. Però appunto non entriamo, non era argomento di oggi, però ecco, tenete separate le 2 cose. Un conto è il trattamento dei dati personali, che è classico attività che si fa quando uno compila un modulo, fornisce le sue generalità, che sia un modulo online, che sia un modulo cartaceo. Mi scrivo in palestra e mi chiedono di firmare la liberatoria, ma anche fornendo i miei dati personali. Ok, quella roba lì è tipico attività da trattamento dati personali, codice privacy. Ok, no, però ripeto, adesso non aggiungiamo troppa No, no, carta al fuoco, infatti, non devi infatti. fare confusione. Ok, allora, avvocato, A posto, grazie veramente grazie a tantissimo voi per ancora. l'intervento. Sicuramente poi comunque nel forum a disposizione sul sito, almeno quello per gli animatori digitali, magari abbiamo modo anche di poter replicare ed approfondire qualche argomento che può essere posto da chi ci ha ascoltato e da chi ci ascolta. Va bene? Va bene. Quindi alla Benissimo, allora, alla prossima. Grazie mille. prossima, arrivederci. Grazie a tutti, Grazie. arrivederci. Grazie.